disegniamo un motivo geometrico su una griglia quadrettata. Prendiamo una pagina del quadernone a quadretti o un qualsiasi altro foglio quadrettato. Va bene una quadratura da 5 mm o da 1 cm. Al centro del foglio creiamo una cornice di 20 quadretti di lato. Usiamo una squadra o una riga per tracciare le linee dritte. Seguiamo con attenzione le tracce che ci forniscono i quadretti. Dal vertice superiore sinistro della cornice, contiamo 10 quadretti verso il basso, puntiamo la matita e tracciamo una linea che attraversi i quadretti lungo la loro diagonale. Spostiamoci verso destra e il bordo superiore della cornice. Per farlo, usiamo una squadra lunga a sufficienza a coprire l'intero tratto che dobbiamo disegnare. Scendiamo di 5 quadretti e tracciamo una seconda linea parallela alla prima. Continuiamo a disegnare le linee con questa inclinazione. Dallo spigolo inferiore sinistro contiamo ancora 5 quadretti per tracciare un'ulteriore linea, quindi disegniamone un'ultima a 5 quadretti di distanza. Con un procedimento analogo, partiamo questa volta dall'angolo superiore destro della cornice. Contiamo 10 quadretti verso il basso e tracciamo una linea che attraversi le diagonali dei quadretti verso l'alto. Lasciamo uno spazio di 5 quadretti e tracciamo un segmento parallelo. Quindi muoviamoci lungo il bordo inferiore della cornice. Disegniamo ora dei tratti orizzontali tra loro paralleli per congiungere, da un lato all'altro della cornice, i punti più alti e i più bassi che si trovano sui bordi. Allo stesso modo, usiamo le squadre per tracciare le linee verticali all'interno dell'area delimitata dalla cornice. Abbiamo definito un motivo geometrico usando la quadratura del foglio come guida. Coloriamo le aree delimitate dai tratti che abbiamo disegnato per vedere l'effetto finale.